Siamo in Valle di Comino, più precisamente ad Alvito, ed è da qui che ogni anno comincia l'avventura del Festival delle Storie. Sigla. Mancano pochi giorni all'inizio della nuova edizione del Festival delle Storie, un'avventura che si rinnova anno dopo anno, un viaggio tra parole, voci e ricordi. In questa e nelle prossime puntate rivivremo la precedente edizione attraverso le testimonianze dei suoi protagonisti. Iniziamo con Luca Crovi e i suoi giallisti italiani degli anni 30. È stato un onere e un onore inaugurare il Festival delle Storie raccontandone una particolare sugli anni 30 in Italia e come è nato il giallo in quegli anni. Nel 1929 sono nati i gialli Mondadori, autori come De Angelis debuttarono in quel periodo e ebbero successo. Da una parte ci fu il regime che li costrinse a scrivere in qualche modo, perché nel 1931 ci fu una normativa che portò le case editrici ad avere il 15% di narratori italiani. Più avanti, nel 1937, in realtà si chiese a questi autori di ambientare le storie non in Italia ma all'estero, e quindi qualcuno le ambientò negli Stati Uniti, in Francia, tipo Ezio Del Rico, che sostituì per un po' il Maigret di Simenon che latitava nelle librerie perché Simenon aveva litigato con il suo editore, e in realtà Del Rico creò il commissario Richard che ebbe successo in quel periodo. Più avanti, dopo questo primo periodo in cui il fascismo aiutò la narrativa di quel periodo, ci fu un periodo di totale blocco, ovvero praticamente il Minculpop decise di chiudere tutte le case editrici che producevano gialli in Italia. Alcuni riuscirono a pubblicare, come Scerbanenko nei romanzi della Palma, gli ultimi romanzi di Gelling, qualcun altro in realtà sparì dalla circolazione. Curiosamente, dopo la guerra, per alcuni anni non c'è stata narrativa gialla in Italia, che è rinata poi negli anni 50. Da una parte il fascismo ha aiutato questa narrativa producendo narratori autoctoni, dall'altra lo ha bloccato. Sicuramente questi autori, riletti ancora oggi, sono molto attuali e non sono invecchiati, ed è curioso leggere lo Scerbanenko degli anni 30 paragonato a quello degli anni 60. Obama e il sogno americano, l'America dell'Afghanistan e del senatore McCarthy. Tutto questo nel prossimo servizio. La svolta nella vita di Obama, che è nato nel 61, avviene nel 79, quindi a 18 anni, quando lui decide di abbandonare le Hawaii e iniziare a vivere dal di dentro il sogno americano. Si trasferisce a Los Angeles, si iscrive all'università e inizia a vivere a contatto con l'intelligenza liberal della California. Impegno in campo sociale, continua a fare l'organizzatore sociale, continua a battersi per i diritti delle minoranze, continua a battersi per i bambini, e in questo rappresenta davvero l'apoteosi dell'intelligenza riconosciuta nel tempio dell'intelligenza e dell'uomo che ha voglia di dedicare tempo agli altri, che si impegna, che riesce a convincere, che scalda i cuori, che parla a tutti. E questo è l'americano che ha vinto nel 2008 in maniera trionfale una campagna elettorale che lui doveva perdere. È l'americano che può presentarsi come simbolo di un'America di tutti, come simbolo di un sogno di tutti. E cosa Wilma Hart, una signora di 40 anni, nera come Obama, nei comitati elettorali di Obama si era data molto da fare, aveva finanziato la campagna con una normale persona della classe media. Wilma è intervenuta a settembre dello scorso anno durante un talk show pubblico andata in onda in diretta dicendo ad Obama: io sono una madre, sono una veterana, ho servito quindi nelle forze armate americane, sono una delle tue sostenitrici, sono parte della classe media, sono molto franca con te in questo momento, sono esausta,
non posso difendere il sogno del cambiamento che tu hai venduto e che mi ha conquistato. Questa recessione, questa crisi non è soltanto economica, ha colpito la mia famiglia. Una volta pensavamo di essere fuori dall'incubo della crisi finanziaria dentro la mia famiglia, ora non ci sono più. È questa la mia sensazione o è questa la realtà? Sto cambiando io o è cambiata l'America? A questa domanda Obama non ha risposto e ancora non ha risposto. E credo che è la stessa domanda che molti italiani si fanno poi alla fine, perché per la prima volta l'Italia è come l'America, cioè sta messa male quanto l'America. Due eserciti che si combattono, ci sono degli eserciti convenzionali e ci sono dei gruppi armati che vivono tra la popolazione, quindi non è semplicissimo e l'Afghanistan è ancora più complicato rispetto all'Iraq perché ha un tessuto sociale completamente diverso. La domanda è: saranno in grado queste forze che non esistevano prima, perché non c'era un esercito afghano, non c'era una polizia afghana, di mantenere la sicurezza in Afghanistan nel 2014? No. Da sole? No. Difficile? No. Adesso, come stanno le cose, è molto difficile, perché per vari motivi, perché per addestrare delle forze di polizia, un esercito, ci vuole un sacco di tempo, perché in Afghanistan c'è un problema di corruzione all'interno della classe politica, all'interno anche delle forze di sicurezza, perché c'è un territorio immenso che non è formato solo da poche città, ma è formato da valli e montagne immense e difficili da mantenere sotto controllo. Quello che si cerca di fare in Afghanistan è cercare di non portare la pace con le truppe straniere, ma cercare di formare una polizia, formare un esercito e dare a loro la sicurezza. Quando sono stati resi pubblici i dati del Venona Project, che sarebbe un programma iniziato negli anni 50 dagli Stati Uniti per decrittare i cablogrammi che arrivavano da Mosca verso le spie sovietiche che abitavano simpaticamente a Washington e soprattutto a New York, la verità è che McCarthy non si è mai occupato di registi, di attori o di Hollywood in genere, né di scrittori, né di semplici intellettuali, né di giornalisti, ma si è soltanto concentrato su dipendenti del Dipartimento di Stato americano, cioè persone che lavoravano per far dipanare nel mondo la politica estera degli Stati Uniti. Ora, ovviamente, durante la Guerra Fredda, lavorare per il Dipartimento di Stato americano e contemporaneamente per il, tra virgolette, Dipartimento di Stato di Mosca, diciamo, secondo me non era il massimo dell'eleganza. L'America è il paese in cui alcuni sogni, non tutti, diventano realtà. È il paese in cui uno studente faruncoloso che voleva solo rimarchiare un po' di ragazze si inventa una cosa che diventa Facebook, 800 milioni di utenti ad oggi, a luglio 2011. È il paese in cui la gente ti dà una chance, in cui essere ambiziosi non è un reato, non è neanche un modo per essere spocchiosi, ma è un modo per cambiare il mondo. Qualcuno ci crede e qualcuno ci riesce. Certo, oggi è un po' in crisi, ma speriamo che se la cavi. Io sto in Medio Oriente e passo molto del mio tempo in Medio Oriente, quindi quello che so di America lo vedo attraverso quello che succede in una regione molto calda. Vedo soldati, vedo guerre, vedo caos, ma diciamo che come diceva lui prima, anch'io voglio sperare che mi piace credere che l'America sia il posto dove ognuno ha una chance. E credo che sia ancora così, anche se l'America è in crisi, io credo che sia ancora il posto dove ognuno ha una chance e dove è bello essere ambiziosi. L'America è quel posto che tutti credono di conoscere e che tutti credono di aver visto, anche se non ci sono mai stati, ed è quel posto che tutti credono sia una sola nazione, mentre in realtà l'America è il tempio delle contraddizioni e delle divisioni. L'America è quella dei cowboy e degli indiani, l'America è quella dei confederati e dei nordisti, l'America ormai è diventata quella dei grandi centri urbani che stanno sulle coste, sia sulla costa ovest che sulla costa est, e di tutto il resto. L'America vera, quella profonda, quella che non racconta mai nessuno,
ed è quella che prima o poi si ribellerà contro lo strapotere delle coste. E adesso ai nostri microfoni, Beatrice Colli. I've come to the Kimino Valley in Italy to promote my book New York 1916. It's set in America just before the America joined the First World War. It's about love and bombs and jazz and communism, and it's something which I hope the Italians will enjoy. It's lovely. The Kimino Valley is beautiful. It's been lovely being here. It seems such a beautiful place. I hope to come back sometime. I racconti della generazione perduta. Ovviamente la cosa più difficile nel lavoro di un traduttore è trovare una voce, in realtà trovare una mediazione tra quella che ha una voce propria, una sensibilità propria e la voce poi dell'autore. La voce che si dà a un libro avviene, non so, forse dopo la prima cinquantina di pagine tradotte. A un certo punto questa voce emerge, viene fuori e appunto poi c'è una situazione di ritorno. Nel momento in cui viene fuori diventa anche molto più semplice il lavoro di traduzione, mentre all'inizio magari ci si cervella sulla singola parola, su come rendere una costruzione. A un certo punto, quando si è trovata la voce, diventa anche quasi un automatismo scriverla. C'è uno slang americano e più uno slang invece, diciamo, collegiale nel senso di college universitario, quindi di università, uno slang giovanile, che appunto io ho ritrovato queste espressioni che di uso comune allora, che però appunto non sono più assolutamente in voga tra i giovani americani di adesso, pur erano in voga un secolo fa, appunto grazie a dei siti internet sono riuscita più o meno ad arrivare al succo del significato, però ovviamente una cosa è sapere cosa mi dico una cosa, è la resa in italiano. Quindi c'è una duplice difficoltà, da un lato arrivare al significato, dall'altro arrivare a un'espressione bella che ci seduca, che ci piaccia come scrittori e dall'altro anche riattualizzarla ma senza fargli perdere quel gusto, si potrebbe dire, vintage, perché comunque stiamo parlando appunto di un'epoca che non è più quella di adesso. È anche assurdo proprio riattualizzare completamente scegliendo un genere attuale, quindi a volte proprio si inventa. Pensare al proibizionismo senza pensare al jazz è praticamente impossibile. Lo swing nasce proprio in quel periodo, tra il 1920 e il 1935, i più grandi sono proprio in quel periodo, e se pensate anche alla filmografia che tratta di questi argomenti, quasi sempre ci troviamo in un club clandestino, fumoso, dove si beve e si ascolta questo genere musicale nuovo, prevalentemente suonato da uomini di colore. Francis Scott Fitzgerald ambienta i suoi romanzi proprio in quel periodo. Adesso era di nuovo una luce verde su un pontile. Il numero dei suoi oggetti incantati era diminuito di uno. Cominciai a camminare per la stanza. Se non era il piede a tambureggiare sopra qualcosa, era la mano ad aprirsi e chiudersi con impazienza. Si accorse che guardavo ammirato la sua auto. Il rosa e il crema sono i colori della stanza, ma l'unico oggetto di arredamento ben in vista è un lussuoso tavolo da toeletta con un piano di vetro e uno specchio a tre ante. Alle pareti sono affisse una stampa costosa di Cherry Ripe, una con dei graziosi cagnolini di Landseer e una del giovane re delle Isole Nere di Maxfield Parrish. Finisce qui la prima tappa del Festival delle Storie. Vi aspettiamo nella prossima puntata con un ospite d'eccezione, l'uomo della luna, Tito Stagno. Al Festival delle Storie qui a Rattina ho raccontato la mia storia. È la storia di un ragazzo, il primo di 8 figli, che ha una vita molto avventurosa, che incontra in questa vita, oltre che la guerra, incontra il cinema, incontra la radio, incontra la televisione, incontra la luna. È stata una serata molto piacevole e direi che il pubblico qui era quello che mi aspettavo da una lettura del 600. La gente di Atina è definita una gente di buona maniera, cioè disponibile. E questo pubblico l'ho trovato molto disponibile, molto affettuoso, e credo che anche questo ha contribuito al fatto che il mio racconto
sia stato a tratti emozionante e commovente come io non credevo. Penso di tornare qui perché il posto è bellissimo, ma voglio avere una parola di stima per quanti hanno organizzato con sacrificio questa manifestazione. E uno di questi è un mio collega, è un giornalista, Vittorio Macioci, del Giornale, che mi ha intervistato e che mi ha accompagnato in questo cammino del mio libro qui a Latina nel giorno 2 agosto dell'anno 2011, pensate, sono passati 42 anni dallo sbarco sulla Luna. Sono tanti, ma io mi sento ancora in forma. Salve. L'inizio di tutto è il fatto che io conosco Vittorio Macioce, il folle organizzatore di questa impresa titanica che è stato il Festival delle Storie, da una vita, insomma, dai tempi del liceo. Per cui quando un amico mi propone un'impresa folle, me l'aveva proposta già l'anno scorso, ma quest'anno era ancora più folle in assoluto, io gli proprio lo distruggo, lo critico, gli dico non è possibile, non si può fare assolutamente, e poi però mi armo e parto con lui. Quindi questo è stato l'inizio di questa cosa. Più è folle l'impresa del mio amico e più io cerco da aiutarlo in tutte le maniere. Sarà un istinto suicida in qualche modo, o perlomeno mi piace assecondare gli istinti suicidi dei miei amici. Alla fine posso dire che è stata veramente una scommessa riuscita e di cui sono assolutamente orgoglioso di aver fatto parte e di averci messo tutto l'impegno, tutto il lavoro e tutta la fatica possibile. L'idea era quella di non solo portare delle storie o portare come si dice, la cultura, si dice di solito, comunque i libri, delle storie, della musica, insomma parecchie cose in paesi che normalmente non vivono queste cose, ma era anche l'idea di far vedere questo territorio, questa Valle di Comino, perché è effettivamente una meraviglia. Una delle più grandi soddisfazioni, oltre al fatto che è piaciuta molto agli scrittori, al pubblico, questa Radio Libre, è stato proprio il fatto che la maggior parte delle persone si sono appassionate e innamorate di questi territori, di questi terri, di questi meravigliosi paesi. In questo momento mi viene solo da esprimere una grossa soddisfazione. Devo fare i complimenti assoluti a Vittorio. Io credo che senza la follia di certe persone, cioè senza il fatto di lanciarsi in queste imprese assolutamente epiche, sarebbe impossibile fare qualcosa. Quindi, insomma, più di esprimere la mia soddisfazione e l'orgoglio, la contentezza di essere stato qui, non posso.